Cari amici, i nostri servizi di questa settimana saranno interamente dedicati a raccontarvi quello che gli alunni del nostro campus stanno facendo. Hai ragione, Loris. Partiamo dunque dai più piccoli. Sabato 16 marzo i bambini di 5 anni dell'infanzia sono stati accolti, insieme ai loro genitori, dalle insegnanti per vivere una mattinata all'insegna della lettura e della collaborazione. Vediamo in alcuni momenti nel prossimo servizio. Grazie della vostra partecipazione, siamo qua per raccontarvi questo progetto molto bello che i vostri bambini insieme alle maestre hanno svolto durante questo anno. Il progetto Mozzini tra le righe ha fatto scoprire il piacere della scoperta di storie, incontrando anche esperienze nuove. La nostra finalità è quella di abituare i bambini a riconoscere prima di tutto le proprie emozioni e sapere gestire, ma anche riconoscere nei compagni e saperle accettare. Questa è stata una cosa molto importante. Il primo anno è stato semplicemente un approccio libro nel fatto comunque di far conoscere i bambini questo strumento, appassionati alla lettura. E sono uscite tutte le emozioni e tutte le sfaccettature, da quelle positive a quelle più irruenti e più forti. E soprattutto grazie anche al mediatore che è stata la fata con gli occhiali, il fatto comunque di avere un personaggio vino, un personaggio fantastico. Dove sono i miei fans? Sono tutti sparsi, ecco, di solito in biblioteca erano tutti qua sotto. E voi non immaginate il silenzio che c'era, cioè una cosa surreale, troppo bella, veramente eccezionale. Questo libro si intitola Se vuoi vedere una per pensare. Ma quella è una balena. E alla primaria che succede? I nostri alunni stanno diventando degli specialisti dell'inglese. I bambini delle classi seconde stanno imparando l'alfabeto e ce lo mostrano in un video speciale. A. Apple. B. Butterfly. C. Crocodile. Colors. D. Dog. E. Egg. Elephant. F. Flower. Frog. T. Wood. Go. H. Horse. I. Ice cream. Ice cream. J. Jam. Jolly. K. Kite. King. L. Lion. M. Moon. Mountain. N. Nose. O. Octopus. P. Plane. Pig. Q. Queen. R. Rainbow. S. Snake. T. Tomato. Table. U. Unicorn. Umbrella. V. Viper. Vase. Violin. W. Whale. Witch. X. Xylophone. Y. Yogurt. Yacht. Z. Zizi. Anche i ragazzi delle quinte hanno fatto un bel progetto insieme all'insegnante di inglese Laura Gandinelli e al maestro di informatica Andrea Cerioli. Nel video linkato qui sotto potete scoprire interessanti informazioni su The United Kingdom. Ora passiamo a una novità del nostro campus, la Fiera del Libro, un'iniziativa che si inserisce nell'ambito del progetto Lettura per promuovere la lettura e la scrittura degli studenti. La fiera, che si è conclusa proprio oggi, è stata realizzata con la collaborazione del gruppo di lettura dei genitori, Leggermente. Nel servizio vi mostriamo quello che è accaduto. Piccoli, medi, grandi, giganti. Racconta di quelli a cui basta un secondo e sanno ogni cosa sugli altri e sul mondo. Guardano e danno giudizi su tutto. Chi è grande, chi è basso, chi è strano,
Chi è brutto? Se uno è triste oppure arrabbiato, allegro, stanco o solo annoiato. Quella di giovedì e venerdì sono state due giornate all'insegna della lettura che hanno coinvolto tutta la scuola. Oltre alla bancarella allestita per alunni, genitori e insegnanti, in grado di soddisfare tutti i gusti, ci sono stati dei momenti davvero magici. La fata con gli occhiali si è infatti prestata a narrare storie a molte classi, che si sono recati nell'atrio per ascoltare i suoi bellissimi racconti. Un'iniziativa davvero interessante che ha riscosso molto successo. Di fare grandi progetti, di non aver paura. Di imparare cose nuove, di trovare nuovi amici. Da Elena e Loris è tutto. Alla prossima settimana!